Platone, per parlare di politica, usa la metafora della sapienza della tessitura. La tessitura è quell'arte che sa tenere insieme fili differenti, di natura differente, per creare delle trame differenti, per creare dei tessuti differenti, che hanno finalità differenti, quindi tessuti pesanti, tessuti leggeri, tessuti per l'estate, tessuti per l'inverno, che sono appunto il risultato dell'unione della diversità. Così la politica deve saper tenere insieme i cittadini differenti, che hanno una natura differente, che hanno caratteri, che hanno pensieri differenti, per creare una trama sociale che sia in qualche maniera coesa. Questa è una sapienza che ci insegnano gli antichi, che arriva da Platone appunto, e che ci siamo persi. Le elezioni europee della scorsa settimana ci hanno ritornato, oltre a una vittoria in Europa e in Italia sostanzialmente del centrodestra, soprattutto la drammatica situazione dell'astensionismo, che in Italia supera il 50%, più di un italiano su due non è andato a votare. Una situazione grave, drammatica, che racconta di una disillusione del cittadino verso la politica. In queste ore, in questi giorni, sono tantissime le analisi che leggiamo, che ascoltiamo sui perché di questo astensionismo, il tentativo di interpretare i motivi e di capirne come uscirne. A me ha fatto molto pensare il racconto che mi ha fatto un amico qui di Lugagnano su quello quanto è successo domenica alla casa di riposo proprio della frazione. Un seggio elettorale di Sona si è spostato, come capita sempre, dentro la casa di riposo per permettere agli anziani presenti di votare. Ecco, quello che si sono trovati di fronte agli scrutatori sono degli anziani perfettamente consapevoli del voto che andavano a fare, perfettamente preparati, aggiornati su cosa andavano a votare e anche con idee molto chiare su chi e per chi votare. Ma oltre a questo, soprattutto hanno registrato una grande passione, una grande voglia di partecipare. Questi nostri nonni, nella casa di riposo, avevano ben chiara l'idea di quanto fosse importante il voto, di quanto fosse importante il loro voto, il loro singolo voto, il voto di ciascuno di loro per cambiare le cose. Di questa cosa loro avevano una percezione totale, perfetta, pulita, non c'erano dubbi, il loro voto conta. Questi nostri anziani vengono però da un altro mondo. Noi italiani siamo usciti dalla guerra sapendo ricostruire letteralmente sulle macerie un nuovo paese, perché ci credevamo, perché era più forte il noi dell'io. E quindi questa generazione che ora è in casa di riposo, o è nelle nostre case, i nostri anziani, hanno chiaramente in testa l'idea di cosa sia far comunità, di cosa sia la nazione, di quanto sia importante il voto. E forse per provare a dare in controtendenza a questo astensionismo ormai cronico, bisognerebbe proprio ritrovare dentro di noi cosa significa essere cittadini, ritrovare quegli italiani di allora che sapevano guardare verso il futuro e sapevano credere nell'essere un tessuto unico. Credevano in questa sapienza della tessitura politica. Si può fare, certamente si può fare, e questi anziani con il loro voto responsabile ce lo insegnano anche oggi.